Cari tarantini e non solo, cari tifosi del Taranto, oggi voglio parlarvi di Luca Contrario e voglio parlarvi perché anche lui, insieme al sindaco Melucci, vi ha raccontato questa bella favola del nuovo stadio Iacovone, un pallone che si è miseramente sgonfiato, ma si sa, serviva in campagna elettorale. Poi vi dirò anche tutti i vari salti della quaglia di Luca Contrario in consiglio comunale, a chi appartiene politicamente, ma questo tra qualche minuto. Intanto vi leggo il post del 13 maggio 2022. Non potevo attendere e sono venuto ad informarmi. Il progetto stadio c'è, concreto ed evidentemente con un importante lavoro dietro. C'è da attendere qualche giorno ed avremo bellissime notizie. E sempre Forza Taranto, questa favola dello stadio per gettare fumo in faccia ai tifosi. Lo dovete sapere, tifosi rossoblù. Questa è stata una favola raccontata sulle vostre spalle per acquisire il vostro consenso. E ora questo pallone si è, come detto, sgonfiato. Ma voglio farvi conoscere meglio Luca Contrario. Guardate questo video, cosa diceva alcuni anni fa contro il sindaco Rinaldo Melucci. Vorremmo anche capire per quale motivo sono mesi che il sindaco Melucci, dov'è Rinaldo Melucci? Dove sei Rinaldo? Rinaldo! È possibile che neghi il confronto con la sua città, con la sua comunità? Com'è possibile negare il confronto a una città che è preoccupata legittimamente del dramma sanitario che sta vivendo? E guardate ora questa foto in cui loro sono felicemente seduti insieme. Ma ho proprio ragione a dire Contrario di nome e Contrario di fatto. Ma c'è un'appartenenza plurima di Luca Contrario. Luca Contrario ha il piede in più scarpe. Eletto in Taranto Crea, poi dice io appartengo ad una strada diversa, un movimento, una strada diversa che aderisce all'assemblea costituente del PD. E come vedete da questa foto, Luca Contrario era presente anche alla direzione provinciale del PD. Allora, io non ci capisco più nulla. Luca Contrario a chi appartiene? Perché sta in varie realtà. Ah, tra l'altro appartiene anche ad un'associazione che si chiama Giustizia per Taranto. Quindi lui fa politica e contemporaneamente fa parte di Giustizia per Taranto. Quindi Taranto Crea, una strada diversa, il PD e Giustizia per Taranto. E chi più ne ha, più ne metta. Potremmo dire simpaticamente putresini in ogni minestra, il prezzemolo in ogni minestra. Giudicate voi chi è il personaggio. Ah, dimenticavo una cosa. Ora lui partecipa alla direzione del PD. Lui si dichiara ambientalista, vuole l'Ilva chiusa, sta con quel PD autore dei decreti Salva Ilva e Ammazza Taranto. Il PD non vuole la chiusura dell'Ilva ed evidentemente non la vuole Luca Contrario, o la vuole o non la vuole, non si capisce. Beh, insomma, è un personaggio tutto da scoprire. Però sapete che vi dico? Forse la vita è bella perché è varia. E Luca Contrario, con i suoi salti della quaglia e con i suoi voli pindarici, diciamo che ci fa anche divertire.